Salve, bentrovati sul mio canale I Prof Creatività Digitale, oggi per una puntata speciale, particolare, con un caro collega, Angelo Gigliotti. Ciao Angelo. Ciao a tutti. E come vedete siamo qui in una veste un pochino diversa come Ambassador Edpuzzle e oggi parleremo proprio di come Edpuzzle ci può salvare la didattica, giusto Angelo? In questo periodo di didattica mista, no? Qui sì. A volte siamo in presenza, a volte a distanza, a volte tutte e due le cose contemporaneamente. E delle volte facciamo anche tanta confusione a capire qual è l'attività didattica da proporre ai nostri ragazzi in qualsiasi ordine di scuola, perché come sapete, insomma, io insegno la scuola secondaria di primo grado, mentre Angelo insegna la scuola secondaria di secondo grado, quindi quello di cui parleremo oggi può essere utilizzato, insomma, in tutti e due gli ordini di scuola e, perché no, anche alla scuola primaria. Sì, anche perché quello di cui parleremo di Edpuzzle è strumento, no, che possono usare chiunque. Le cose che mostreremo sono generiche, non sono finalizzate propriamente al tipo di scuola. Assolutamente. Quindi il titolo della nostra puntata è appunto come Edpuzzle può salvarci la didattica in questo periodo, come dicevi tu, di una didattica mista, dove ci troviamo a fare lezioni in presenza e invece abbiamo qualche ragazzo in quarantena e quindi a creare una lezione con una parte di classe a casa e una parte a scuola, e poi ci troviamo anche ad assegnare delle attività asincrone, no? Attraverso le nostre piattaforme scolastiche che possano essere appunto le più diverse, noi quelle che preferiamo è appunto la piattaforma Google Workspace. Infatti oggi vi faremo vedere come utilizzare Edpuzzle in una lezione asincrona e come utilizzare Edpuzzle in una lezione sincrona, però con una particolarità, quella di avere una parte di classe in presenza e una parte di classe a casa o alcuni ragazzi a casa. E ovviamente questi strumenti possono essere utilizzati anche in tantissime altre sfaccettature, come avete visto sui nostri video tutorial, no Angelo, che abbiamo che sono pubblicati online sul canale di C2 Group per la formazione. E quindi oggi cercheremo di darvi qualche consiglio su come sopravvivere in questo periodo un po' particolare di fare scuola, vero Angelo? Sì, ricordiamoci che quando facciamo scuola a distanza, noi possiamo scegliere di farlo in modalità sincrona o in modalità asincrona. Dobbiamo dire che nella maggior parte dei casi, anche durante il lockdown, la didattica a distanza è stata svolta quasi sempre in modalità sincrona, quindi con Google Meet o con altri strumenti con cui noi insegnanti facevamo lezione direttamente ai nostri studenti. Però Marilena, insomma, tu sei d'accordo con me, noi ci siamo sempre battuti perché trasferire, insomma, la didattica tradizionale, quella fatta frontale all'interno della classe, a distanza, diciamo che non è molto redditizio, efficace, esatto, dal punto di vista degli esiti poi dei nostri studenti, e quindi è necessario mettere in pratica alcune metodologie e associandole ad alcuni strumenti. Edpuzzle è lo strumento secondo più noi versatile e efficace che consente di fare questa cosa. Sì. E poi diciamo anche un'altra cosa, che finché noi ci siamo sempre battuti anche per una DD, quindi una didattica digitale integrata, sempre anche in presenza, no? Quindi utilizzare il digitale, in questo caso Edpuzzle, anche in presenza, quindi per una flipped classroom, eccetera. Esatto, l'abbiamo applicato alle metodologie. L'abbiamo utilizzato tanto, come hai detto te, in lockdown, dove stavamo tutti a casa, ma adesso ancora di più ci salva la nostra professione, la nostra attività lavorativa, no? Come insegnanti, e salva l'apprendimento dei nostri ragazzi, perché penso che i colleghi saranno
D'accordo con me, non è facile gestire una lezione con dei ragazzi a casa e dei ragazzi che sono in classe, perché ovviamente il tempo di attenzione e le modalità di comunicazione sono completamente diverse. Quindi noi docenti dobbiamo essere versatili, e grazie alle applicazioni lo possiamo essere, e coinvolgere tutti allo stesso modo. Infatti l'idea di coinvolgerli attraverso il puzzle sia in classe contemporaneamente con i colleghi, compagni a casa, è veramente efficace. Ecco perché abbiamo deciso di dare questo titolo, no? Salvare la didattica, l'apprendimento, aggiungerei anche. Allora, adesso, dopo questa piccola introduzione, entriamo subito nel vivo, Angelo, e vedere come possiamo utilizzare Edpuzzle in una lezione asincrona attraverso il nostro Google Classroom, quindi il nostro ambiente di apprendimento digitale, e io poi farò vedere come gestire una lezione sincrona utilizzando Edpuzzle in classe e contemporaneamente attraverso Google Meet. Angelo, a te. Sì. Ti condivido lo schermo? Sei pronto? Sì, sono pronto, vai. Allora, dunque, sì, intanto ripeto, l'attività che noi svolgiamo con Edpuzzle è un'attività sincrona che ci consente tranquillamente di poter monitorare i progressi dei nostri studenti e quindi di sostituire la lezione a quella che può essere la lezione cosiddetta frontale quando questa è posta a distanza. Come diceva Marilena, io adesso vi farò vedere fondamentalmente una soluzione che è disponibile quando i nostri ragazzi sono completamente a distanza, cioè quando noi non abbiamo nessuno in classe. Poi lei farà vedere la modalità mista o la modalità in presenza. Edpuzzle quindi ci torna in aiuto, perché noi non dobbiamo necessariamente collegarci alle 8 con l'incredibile con i nostri studenti e fargli la lezione frontale, ma possiamo assegnare loro un video, ad esempio della durata di 45 minuti, quello che pensiamo noi sia la sua durata, che copra la nostra ora di lezione. Questo perché non è l'assegnazione con Edpuzzle, non è una semplice assegnazione di un video clip qualsiasi che qualcuno si guarda chissà quando, ma è un video che ci mostra, grazie alla piattaforma Edpuzzle, ci mostra a noi docenti i progressi dei nostri studenti, quanto hanno guardato il video, quante volte hanno guardato la singola parte del video, e soprattutto perché, ma ormai lo sapete tutti, io con Edpuzzle posso creare delle lezioni interattive e quindi posso aggiungere a questo video delle mie domande a scelta multipla o a risposta aperta, oppure posso aggiungere delle mie note personali a margine del video. È chiaro, colleghi, che questa cosa va preparata prima, no? Di assegnarla ai nostri studenti, ed è anche vero che una volta che ne ho preparato un certo numero, poi posso pure campare di rendita perché le posso riutilizzare successivamente. Allora, questa che vedete chiaramente è la home di Edpuzzle, si raggiunge via browser scrivendo nella barra degli indirizzi, l'indirizzo che è edpuzzle.com. Noi ci autentichiamo cliccando sul pulsante login, tralascio tutta la fase di registrazione perché insomma ci sono tutti i nostri tutorial, abbiamo fatto un sacco di live anche con GG Italia. Sì, poi nell'info box sotto, Angelo, metteremo anche i link a tutti i tutorial passo passo, no? Per l'utilizzo della piattaforma. Allora, io chiaramente sono un insegnante, quindi clicco sul pulsante I am a teacher e poi mi vado ad autenticare con l'account Google. Ovviamente in questo momento noi ci autenticheremo, perché io e Marilena facciamo anche parte di GEG Italia, ci autenticheremo con l'account di GEG Italia, però quando siamo a scuola ci registriamo, ci autentichiamo con l'account istituzionale sul dominio di Google Workspace. Seleziono il mio account e sono dentro. Allora, contemporaneamente vedete che io sul mio browser ho anche un'altra scheda aperta, che è quella di Google Classroom. In Google Classroom, infatti, tra i miei corsi, io ho creato un corso che è il corso Edpuzzle di prova, eccolo. Cliccando nel quale io ho una serie di studenti. Eccoli qui.
Oh, questi studenti chiaramente sono i nostri colleghi di GIG Italia. Nel momento in cui io assegnerò loro il compito, si troveranno il compito di Epazio direttamente all'interno del loro corso in cui stanno studiando, che è presente in Google Classroom. Però da Epazio la prima cosa da fare è chiaramente importare questa classe. Importare questa classe significa chiaramente importare anche gli studenti della classe. E come lo faccio? Questa è la home page una volta che mi sono autenticato. Sul lato sinistro io ho il menu e tra i menu c'è la voce, tra le voci di menu c'è la voce My Classes. Cliccando sul più io posso, vedete, importare una classe da tutta una serie diversa di LMS sta per Learning Management System, cioè sono i sistemi, i portali di e-learning, e tra cui chiaramente per noi è la famosa Google Classroom, ma insomma vedete che ce ne sono anche altri. Se io clicco sul pulsante Google Classroom, lui, chiedendomi chiaramente a quale account voglio accedere, mi fa vedere, ora consento l'accesso al mio account, mi fa vedere l'elenco delle classi di cui io sono insegnante e che in questo momento sono presenti nel Google Classroom dell'account. Allora io seleziono corso e puzzle di prova, gli assegno, sono ragazzi di 14-15 anni. Andiamo a definire l'età, no? Il target. Esatto, andiamo a definire l'anno, la classe, diciamo, cioè l'età del... Se è una prima o una seconda negli Stati Uniti, sapete che va per grade. Ninth grade rappresenta un primo superiore e quindi io utilizzo sempre quello. Poi io, insegnando tecnologie informatiche, seleziono computer science come disciplina, importo la classe. Ora, in questo momento voi vedete che c'è un solo studente, che è Marilena Ferraro, perché è lo studente che ha accettato il mio invito a Classroom. Chiaramente se lo studente non accetta l'invito a Classroom non è importabile anche all'interno di Epazio, però facciamo finta che insomma tutti gli studenti che io ho inserito all'interno di Google Classroom abbiano accettato il mio invito, quindi me li ritroverei comunque elencati alla voce, nel tab Class Members, riferito appunto al corso Epazio di prova, che adesso comunque appare sotto la voce My Classes nel menu laterale. Ora che faccio? Allora, io posso essermi preparato il lavoro precedentemente con tutte le mie domande e me lo ritroverei all'interno di My Content. Eccolo qui. Qui ce ne sono un paio che io tengo nel mio database personale di Epazio. Considerate che però in qualsiasi momento noi possiamo utilizzare nuovi, gli altri. Come? Sì, già pronti e modificabili, giusto? Esatto, già pronti e modificabili, oppure scevri da ogni domanda o nota personale dell'insegnante e quindi completamente personalizzati. Clicco su Discover. Su Discover io posso scegliere tra tre tab fondamentalmente. Il primo tab è Community, quello appunto dove posso trovare compiti di altri insegnanti. Mi accorgo che sono compiti perché c'è la gocciolina vicino al compito. La famosa gocciolina che anche, esatto, I ragazzi riconoscono, no? Quante goccioline ci sono in questo compito? Esatto, in base al numero di goccioline c'è il numero di domande, ok? Sì. Questa ha due domande, questa ne ha 12, questa ne ha 3. Chiaramente ciascuno di questi video sono lavori che vengono prodotti da altri insegnanti in giro per il mondo. Ora, come noterete, qualcuno di questi è in lingua inglese, ma sono già stati comunque selezionati sulla base della mia materia. Quindi vedete che afferiscono tutti un po' a quella che è computer science, cioè tecnologie informatiche. Ma io posso tranquillamente chiedere nel campo per fare i filtri, diciamo, ecco, per applicare un filtro, posso applicare il filtro Italia e quindi cliccando su Save fare in modo che lui mi visualizzi solo video prodotti da insegnanti italiani. Ma questo è quello che riguarda il primo tab. Poi ci sono altri due tab, che sono il primo My School,
che è il tab che comprende tutti i lavori fatti da tutti gli insegnanti, tutte le lezioni preparate, lezioni o compiti, non c'è distinzione, lezioni o compiti preparati da altri insegnanti della mia scuola, che in questo caso la mia scuola è GG Italia. Oppure posso direttamente andare su YouTube e a questo punto io mi trovo tutti i video puliti, senza nessuna domanda, mai, cioè, o meglio, non sono stati toccati da altri insegnanti. Certo, pronti per essere modificati. Esatto, esatto. E posso anche chiedere all'interno del campo di ricerca in alto di arrivare direttamente ad un video in cui magari conosco anche il link. Se io sono un frequentatore di YouTube e mi piace quel video, che ne so, sui vulcani, ho trovato il link, prendo il link, lo metto all'interno del campo di ricerca, lui mi mostra quel video. E a quel punto io posso utilizzarlo per la con l'estensione Edpuzzle c'è la possibilità di fare la stessa cosa da YouTube. Quindi da YouTube importarlo direttamente all'interno di Edpuzzle. Esattamente, se ci troviamo su YouTube e in Google Chrome abbiamo installato l'estensione di Edpuzzle, ci troveremo il simbolino di Edpuzzle proprio sotto ad ogni video che noi scegliamo. Cliccando sul video noi automaticamente lo riportiamo all'interno. E poi, Angelo, la novità di settembre, ottobre, insomma, di questa, dello scorso anno ormai, è il fatto che oltre a prendere video da YouTube o da altri insegnanti, possiamo registrare direttamente da Edpuzzle le nostre video lezioni, i nostri video. Quindi è una potenzialità in più che dà a noi docenti per creare le nostre lezioni interattive. Sì, sempre nell'ottica, che una lezione asincrona va preparata prima. Quindi scelgo io qual è il contenuto, preparo prima la lezione e posso scegliere, grazie a Puzzle, di prendere un video qualsiasi da YouTube, prendere una lezione già pronta di un mio collega, creare la lezione da zero e magari inquadrando il mio schermo, registrando il mio schermo e mostrando ai miei studenti che cosa voglio far vedere loro. Ora, tra i miei content, facendo finta di aver già scelto un lavoro di un mio collega, io ho inserito all'interno questo piccolo video di 54 secondi, ma ci serve solo per mostrare a voi come poterlo assegnare. La procedura. Se io clicco sopra questo video, lui mi mostra il punto esatto dove si trovano le goccioline e ogni gocciolina è praticamente una domanda, ok? E io posso chiaramente mostrare il video, visionare il video, scusate, oppure passare da una gocciolina all'altra per poter verificare che le domande mi piacciono, oppure ne posso aggiungere delle altre, no? Allora io a questo punto potrei, ad esempio, in questa posizione iniziale magari scegliere di aggiungere una nuova domanda. Come fa? Andiamo in edit. Esatto, devo editare il video. Clicco sul pulsante edit, il video mi si apre in modalità modifica e da questa modalità io posso, come vedete dalle tab che vengono mostrate in alto, cut, risolvere questions, posso tagliare il video. Se il video è stato realizzato da me, ci posso aggiungere una voce sopra, eccolo qui, pulsante start recording, oppure posso aggiungere delle domande. Volendo aggiungere una domanda in questa posizione qui, mi basta fermare il cursore di riproduzione in questa posizione e scegliere il tipo di domanda da inserire. Facendo finta di voler inserire una domanda a risposta multipla, io adesso scriverò qual è la capitale d'Italia. Roma, Firenze. Aggiungo un'altra risposta. Torino. E poi seleziono quale di questi è la risposta corretta, che ovviamente è Torino, no Mariana? Giustamente, ovviamente. Dipende dal periodo storico, è stato. Esattamente. È stato allora, periodo capitale. Salvo la domanda, ora lui mi mostrerà una preview di come verrà posta agli studenti la domanda con le possibili risposte. Ovviamente la freccetta verde a vantaggio solo del docente, lo studente non lo vedrà. Cliccando sul pulsante finish in alto a destra, il video è pronto per essere assegnato.
A questo punto io clicco su pulsante Assign, scelgo intanto da quando, quindi posso addirittura pianificare la lezione oggi, magari per lunedì alla seconda ora. I miei studenti la seconda ora la fanno dalle 9 alle 10. Allora io clicco sul calendario e metto che per lunedì alle ore 10 del mattino i ragazzi potranno vedere il loro compito su Google Classroom. Gli do una data di scadenza, anche qui, che può essere, non so, lo stesso giorno, però magari alle 14. Di solito poi dipende dal regolamento interno della DD di ogni scuola, se vogliono la consegna dei compiti asincroni anche nella mattinata stessa, oppure c'è la tolleranza durante la giornata. Quindi dipende anche dai regolamenti interni di ogni scuola, quindi ognuno di noi poi è libero di modificare, no, questo range, e soprattutto lo può modificare anche a posteriori, perché anche in Classroom abbiamo la possibilità di modificare l'orario di consegna. Esattamente, non solo in Classroom, poi questa particolarità dobbiamo specificarla. Quando la classe all'interno di Edpuzzle è importata da Classroom, non è possibile assegnare il video a singoli studenti. Quindi successivamente, una volta che noi abbiamo pianificato per esempio per lunedì l'apertura di questo post, successivamente noi torniamo su Classroom, riapriamo il post in modalità modifica di Classroom e togliamo l'assegnazione a tutti gli studenti e assegniamo il post ai singoli studenti. Perché ancora più complicato diventa quando a casa, per esempio, abbiamo degli alunni con bisogni educativi speciali. Esatto. E alunni ovviamente che non hanno bisogni educativi speciali, per cui dobbiamo diversificare anche l'attività asincrona. Applicare le misure dispensative. Sì, e questa escamotage che ha appena detto Angelo è utilissimo, perché così ci possiamo organizzare bene la suddivisione delle assegnazioni. E per pubblicarlo, ecco, su Classroom dai il flag seleziono la classe, esattamente, poi abilito la pubblicazione su Google Classroom cliccando su pulsante post con Google Classroom, e alla fine io clicco su Assign. Il compito è pubblicato, vedete che lo studente Marilena Ferraro in questo momento ha visto lo 0% del video, perché lei ancora non ha ricevuto questo video, lo riceverà lunedì alla seconda ora, ma io da questa barra potrò monitorare i progressi dello studente Marilena Ferraro e verificare effettivamente se ci sta lavorando, quanto ci sta lavorando e quando e come sta rispondendo alle domande. Ora, se io velocemente torno su Google Classroom e vado ai lavori del corso, mi ritrovo, eccolo qui, il compito programmato per il 17 gennaio alle ore 10. Se volessi appunto assegnare questo compito a singoli studenti, io, oltre al caso della diversificazione degli SA, Marilena, aggiungerei anche, per esempio, potrei organizzare un compito in classe con il puzzle, inserire una serie di domande che non sono le 3-4, ma magari 30-40 domande, e poi creare fila A e fila B, e per fare in modo che non abbiano tutti lo stesso compito da vedere, magari con lo stesso documentario, magari con lo stesso audiovisivo, no? Creare però delle domande differenti, oppure mischiarli in modalità in ordine diverso, esatto, creando due post. Io credo di aver detto tutto, no? Quindi come attività asincrona, sì, sul Classroom poi gli alunni riceveranno il compito, lo svolgeranno e, come hai detto te, farai il controllo dell'attività una volta consegnato, no? Consegnata il compito. Ecco, abbiamo già due studenti, Andrea Lamanna e Marilena Ferraro, vedo che Andrea ci sta seguendo. Da qui possiamo selezionare. Perfetto. gli altri studenti. Ok, allora io preparo il mio schermo, così vi condivido l'attività. Eccoci qui, tolgo il tuo schermo, Angelo, e inserisco il mio. Perfetto.
Allora, siamo sempre qui su Edpuzzle, salto tutta la preparazione del video perché ho fatto vedere benissimo Angelo, no? Come preparare un video, quindi io parto direttamente dalla casistica. Sì. Siamo in classe e lunedì mattina ci troviamo ad avere 20 ragazzi in classe e 3 ragazzi a casa che si devono collegare, quindi dobbiamo realizzare una lezione sincrona. Come diceva Angelo prima, il più grande fallimento della didattica a distanza è stato proprio il trasferire l'attività di lezione frontale dalla classe fisica alla classe virtuale. Questo è stato il più grande fallimento perché l'interazione, la risposta dei ragazzi dall'altra parte assolutamente non è la stessa. Io aggiungo anche che la lezione frontale non dovrebbe essere fatta neanche in presenza, però questo è un mio parere. La lezione deve essere sempre dinamica, coinvolgente, interattiva e stimolare i diversi stili di apprendimento di ogni alunno. Questo dovrebbe essere anche la didattica in presenza. Ma la cosa si complica quando abbiamo i ragazzi, appunto, qualcuno a distanza. E allora che cosa possiamo fare? Come Edpuzzle ci aiuta? Grazie a uno strumento che ha Edpuzzle proprio, che è la funzione Go Live, quindi vedere insieme in diretta un video e i ragazzi ad ogni gocciolina dovranno rispondere alle domande. Questo lo possiamo fare in classe in diretta e tramite Google Meet abbiamo la possibilità, condividendo lo schermo, di fare la stessa cosa con i ragazzi a casa. Quindi i ragazzi a casa è come se stessero in classe con il resto del gruppo. Allora, poi abbiamo anche la LIM, proiettiamo il tutto sulla LIM a favore. Per forza dobbiamo proiettarlo, sì. Dobbiamo proiettarlo per forza perché? Perché Edpuzzle fa vedere il video a tutti attraverso la LIM e non lo fa vedere sui singoli device. Anzi, apro una parentesi, Edpuzzle si adatta a tutti i device, non solo PC, Chromebook, ma anche telefono e tablet, quindi smartphone e tablet, per cui i ragazzi in classe possono avere uno di questi strumenti e collegarsi direttamente. Però la condizione sine qua non le condizioni sine qua non sono due. Una è che ci sia la LIM per proiettarlo e l'altra, in assenza di LIM, si può aprire una chiamata Meet e in questo caso, se non ci sono i ragazzi a casa, si apre Xnovo, ma se ci sono i ragazzi a casa si utilizza la chiamata Meet del collegamento con i ragazzi, quindi attraverso Classroom, tutta la classe si collega a Meet e l'insegnante fa vedere il Go Live, quindi il video in diretta. Quindi anche se non si ha la LIM in classe e tutti quanti hanno il loro device, l'insegnante il proprio device, attraverso Google Meet si può fare anche quest'altra attività attraverso il Go Live di Edpuzzle. Poi c'è da dire un'altra cosa, i colleghi dicono vabbè, ma non tutti i ragazzi hanno i device a scuola. Ok, non c'è nessun problema, con un device due ragazzi guarderanno il monitor e risponderanno insieme, perché il puzzle funziona anche come attività cooperativa, no? O peer to peer, per sì. aiutarsi nell'apprendimento. Come dicevo prima, il puzzle è uno strumento, poi è chiaro che prima viene la metodologia scelta, no? Quindi, assolutamente. Ne hai citate due in un attimo, lo strumento può essere applicabile a qualsiasi questione. Assolutamente sì, è per questo che secondo me una volta che lo utilizzate non ne potete fare a meno. Allora, facciamo l'esempio, vediamo se riusciamo in diretta a fare questa operazione. Prendiamo un video, prendo questo qui con 3 goccioline, già preparato sull'agenda 2030, quindi mettiamo un'attività di educazione civica in classe. Che cosa facciamo? La prima cosa dobbiamo assegnare, no? Quindi fare
la condivisione nella classe sia di Puzzle, ma nello stesso tempo nella classe Google, quindi nella Google Classroom. Così permette ai ragazzi di entrare nella Google Classroom, cliccare sul video, aspettare che l'insegnante manda il Go Live. Quindi la prima cosa che facciamo è il pulsante Assign. A questo punto, come avete visto prima, ci si apre la schermata delle classi di Edpuzzle che abbiamo importato, e in questo caso utilizzeremo questa di Edpuzzle. Vi faccio vedere un'altra cosa che abbiamo spiegato nei video: le classi non hanno tutti il pallino verde di Classroom, quelle con il pallino verde di Classroom vuol dire che sono state importate. Importate da Classroom. Da Classroom, le altre sono quelle create in Edpuzzle o Open Class, classi aperte sempre in Edpuzzle, che avete visto o che vedrete, se siete curiosi, nella playlist dei nostri tutorial che poi metteremo nell'info box. A questo punto come la assegniamo? Diamo ovviamente la data in cui deve svolgere il compito, se lo prepariamo prima, ma questa cosa la possiamo fare anche direttamente last minute in classe, quindi senza bisogno di programmazione. Quindi lasciamo il today come date, come data, e non diamo nessuna data di scadenza, perché non è un'assegnazione che dovranno fare e svolgere al loro ritmo. È un'assegnazione che facciamo a ritmo collettivo, quindi tutti insieme, quindi lasciamo la scritta today. Ovviamente dobbiamo andare a flaggare post on Google Classroom per condividerlo sul nostro strumento, appunto, di classe virtuale, e possiamo decidere di mettere anche i sottotitoli, ma in questo caso per noi è importante lavorare insieme in classe e rispondere insieme alle domande di questo video. Quindi andiamo subito ad assegnarlo. Come abbiamo visto prima con Angelo, sotto ci compaiono subito tutti gli studenti che fanno parte della classe. Qui ovviamente sono studenti quasi tutti lo stesso, sono finti, insomma, però per farvi vedere come funziona. Una volta ricordiamo agli spettatori che comunque stiamo cambiando tipologia di insegnamento. Prima eravamo completamente a distanza, ora siamo in situazione mista, però come vedete, no, la fase di assegnazione è la stessa, e quindi a schermo, diciamo, ci appaiono le stesse cose. Anche questo, diciamo, caratteristica della semplicità di Edpuzzle. Immaginiamo che lo studente Ferraro 2 sia a casa, mentre gli altri due studenti sono in classe, sì, hanno lo stesso compito. Assolutamente. E vi faccio vedere, ecco, vado nella classe che a livello dei lavori del corso, ecco qui che è stato assegnato il compito di Puzzle Agenda 2030. Questo è visualizzazione, insomma, docente. Vi faccio vedere, ritorno su Edpuzzle, perché l'attività che noi faremo insieme ai ragazzi in classe e a casa è il live mode, questo pulsantino che trovate qui. Cliccando su questo pulsantino, la prima cosa Edpuzzle ci dice: fai primo step, secondo step, terzo step, ovvero condividi lo schermo con i tuoi studenti usando un proiettore. Però vi ho detto che è possibile anche senza proiettore, perché grazie a Google Meet siamo tutti nella stessa classe e quindi si può condividere. Poi di ai tuoi ragazzi di andare nella classe corso Edpuzzle, e poi utilizzando magari l'app dello smartphone o del tablet. Sì, assolutamente. E poi di andare sul compito assegnato e entrare all'interno. Quando io faccio Start Live Mode, mi compaiono in grigio chiaro i miei studenti, che diventeranno visibili una volta che entreranno all'interno. Vedete tutti gli studenti, sia quelli che sono a casa che quelli che sono in classe, non si fa differenza. In Edpuzzle è uno strumento comune per tutti, la modalità è identica per tutti, quindi non c'è differenza del lavoro fatto a casa o del lavoro fatto in classe. Appena sono entrati tutti i ragazzi, faccio start, e quando si clicca su start comincia con il play la visione del video. Vedete, il video è uno,
quello che vedono i ragazzi, quindi ho necessità di condividere il mio schermo, che sia in Meet o che sia sul proiettore. E ovviamente queste goccioline sono le domande, no? Che vengono man mano poste all'attenzione dei ragazzi. L'efficacia didattica di un video in live mode in classe, in diretta con i ragazzi, è la possibilità di commentare insieme, perché poi si vedrà la risposta giusta e quella sbagliata e riflettere insieme sull'errore oppure su ulteriori approfondimenti che vengono stimolati da quella domanda specifica. Quindi l'assegnazione sì di un video didattico o per anticipare un argomento come lezione asincrona, ok, ma anche il live mode non lo escludete, anche se non avete una LIM in classe. Questo è veramente molto molto importante. Allora, io adesso esco dal live mode perché vi faccio semplicemente vedere una cosa banale, semplice: il pulsantino di Google Meet all'interno della classe, che ovviamente adesso non si trova più nel banner, ma lo troviamo nella colonna di sinistra dello stream, e ovviamente i ragazzi possono accedere soltanto quando ha fatto l'accesso l'insegnante. Prima, se provano ad entrare prima, sono in una sala d'aspetto, d'attesa, e quando la classe è pronta l'insegnante clicca su partecipa, entrerà lei, entreranno i ragazzi a casa, i ragazzi in classe saranno pronti su Edpuzzle per iniziare appunto la lezione sincrona in diretta anche in classe. Angelo, io tolgo il mio schermo. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? Beh, credo che insomma ci sia poco da aggiungere. Lo strumento è formidabile, è facilmente utilizzabile da tutti noi, è gratuito fino all'assegnazione di 20 compiti e, come vedete, può essere utilizzato in qualsiasi circostanza, quindi in modalità a distanza, in modalità mista, in modalità in presenza. Sì. Insomma, e come dicevamo prima, poi alla fine, non ne potremmo fare almeno anche nell'attività quotidiana dell'emergenza o delle situazioni in cui ci troviamo ad insegnare. Sì, diventa strumento fondamentale, però è chiaro che, come dicevi tu, se non vogliamo fallire nella nostra azione didattica, non possiamo trasferire il modo di fare lezione che abbiamo in classe con lo strumento digitale. Lo strumento ci serve per poter invece applicare le metodologie che stiamo tutti quanti studiando, perché gli insegnanti non ci fermiamo mai nell'apprendimento della formazione. Sì. E ovviamente, come abbiamo già citato durante la chiacchierata, è uno strumento altamente inclusivo, perché permette intanto essere uno strumento compensativo, inclusivo e facilitatore in alcune situazioni, sia nella creazione di video differenziati, ma anche nella realizzazione di video, stessi video con domande differenziate, quindi con un supporto anche audio, perché una delle novità è quella che dà la possibilità agli studenti di rispondere alle domande, vero Angelo, anche con l'audio. Quindi con il microfono e non, esatto, digitare, esatto, sì, non sì. Digitare il testo scritto. L'audiovisivo è di per sé già uno strumento compensativo che consente l'acquisizione di contenuti in maniera diversa dalla lettura del libro scritto. D'altro canto, però, quello strumento di risposta aperta che ci offre Edpuzzle consente anche, oltre a scrivere la risposta, consente allo studente anche di rispondere a voce, che può essere anche una forma di interrogazione, no? Quando lui lo chiamiamo la lavagna. Assolutamente, serve anche per aiutare chi ha difficoltà nell'esposizione in pubblico, magari nella sua sfera privata riesce meglio, riusciamo a valutare le sue potenzialità, perché il nostro compito è valutare le potenzialità di tutti gli studenti. Quindi, che dire, Angelo, noi siamo innamorati di Edpuzzle come di tanti altri applicativi, ma Edpuzzle ci aiuta veramente tanto nella nostra pratica didattica e aiuta tanto i nostri studenti.
Quindi se chi ci sta seguendo vuole porci delle domande, ha bisogno di un supporto, assolutamente noi siamo disponibili, abbiamo anche uno spazio sui social, quindi su Facebook, un gruppo Facebook dove poter condividere le vostre pratiche didattiche o anche i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre difficoltà nell'utilizzo di e trovare supporto da noi se possiamo aiutarvi. Inoltre guardatevi i video che abbiamo fatto io ed Angelo come Ambassador Ed Puzzle e vi aspettiamo ad una nuova puntata, ad un nuovo incontro e grazie ancora di essere qui sul canale I Prof Creatività Digitale. Grazie Angelo. Ciao a tutti e buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a te. Alla prossima.